Oltre il 90esimo, il titolo del libro fotografico di Giannicola Minna, fotografo atessano, che ha seguito per tutto l'anno la Tessa Mariotano in questo campionato avvincente e festoso che è poi culminato con la vittoria del campionato. Tra i promotori e i fautori di questa iniziativa, tra colui che in pratica ha invogliato anche lo stesso Giannicola a realizzare quest'opera, Simone Vizioli, dirigente della Tessa Mariotano, che a conti fatti può essere soddisfatto dall'esito finale di questa iniziativa. Sì Antonio, dici bene, sicuramente siamo stati un po' tutti quanti noi dirigenti a sposare questo suo progetto e poi devo dire la verità, Giannicola ha portato bene perché ha fatto sì che quest'anno salissimo di categoria. Come ho già detto prima è stato un progetto bellissimo, a me Giannicola me l'aveva presentato, ripeto, già a settembre e i risultati si sono visti perché oggettivamente sono delle foto di ottima fattura, anche se parla una persona profana, però sono delle foto realmente belle che comunque hanno descritto i lati anche più intimi del nostro campionato, infatti molte foto sono foto all'interno dello spogliatoio, nel pre e post partita, quindi sono delle foto che sicuramente vanno a, ripeto, a descrivere quei momenti più intimi delle nostre partite. È una delle tante iniziative che nel corso dell'anno la Tessa Mariotano sostiene, ricordiamo anche quella di far entrare gratis allo stadio i bambini accompagnati dai genitori, ma oltre a queste tante iniziative, tra le quali quella che partirà domani su questa stessa piazza. Sì Antonio, domani ci sarà qui alle 2:30 la Tessa Cup, che è un torneo diviso in due categorie, junior dai 6 ai 12 anni compiuti e senior, ed è un torneo dove per l'appunto diamo modo ai giovani e anche meno giovani di aggregarsi tramite il calcio. Poi le iniziative nostre relative alla raccolta fondi che abbiamo fatto quest'anno per i terremotati, per l'ospedale Caslini, nonché i Family Day, saranno delle iniziative che quest'anno sicuramente rifaremo sotto un'altra veste, ma verranno comunque riconfermate perché per noi il sociale è un ambito che sta molto a cuore. E per concludere, prima di sentire l'autore di questo libro, qualche notizia di mercato, visto che il campionato ripartirà a settembre, voi andrete in prima categoria con l'obiettivo di fare che cosa e con quale squadra? Allora, sicuramente la squadra sarà adesso Mariotano. L'obiettivo è far bene, non scordiamoci che noi siamo una matricola e che quindi dobbiamo volare basso, con la consapevolezza che però lavorando bene possiamo far bene. Sul fronte mercato, vabbè, come tu ben sai, abbiamo raggiunto un accordo con Nicola Vitullo, un ottimo difensore, e siamo in procinto in questi giorni di concludere altri accordi con dei validissimi giocatori che sicuramente ci daranno una mano per questa stagione che sarà molto difficile. E siamo con l'autore di questo libro fotografico, lo possiamo definire così, questo libro di Giannicola Minna, che raccoglie un po' un'annata storica per la Tessa e il ritorno in prima categoria. Com'è nata questa iniziativa? Salve a tutti, ciao Antonio. Come dicevo nella presentazione, è nato con l'ispirazione, tra virgolette, del fotografo Alessandro Pace tramite il corso di progettazione a lungo termine che stiamo tenendo con il fotoclub L'Obiettivo di Atessa, dove appunto ognuno di noi fotografi, fotoamatori, andiamo a trattare un aspetto del territorio atessano. E io ho subito sposato l'idea del fotografo di appunto raccontare o almeno avere la presunzione di raccontare il calcio dilettantistico. Ho chiesto l'aiuto al dirigente Simone Vizioli, che mi ha subito sposato, diciamo, l'idea. E niente, da lì ho avuto, diciamo, tutte le porte aperte, almeno per quanto riguarda la società della Tessa Calcio, la Tessa Mariotano Calcio, che le ringrazio fortemente, per appunto la piena disponibilità, per permettermi di muovermi durante le partite, sia casalinghe che anche esterne.
Che cosa hai avuto modo di scoprire nel corso di quest'anno in cui sei stato una sorta di dodicesimo uomo, ma fuori dal campo però? Sì, ho scoperto o perlomeno ho rinforzato la mia sensazione che appunto da esterno, che seguo da diversi anni, da quando ero piccolo, comunque tutto il calcio, diciamo quello professionistico, però ero appassionato anche da piccolo, anche del calcio già dilettantistico, con la squadra della Tessa Calcio. Ho appunto, come dicevo, rafforzato la mia sensazione, il mio pensiero, che comunque sia di dilettantistico c'è solamente, se vogliamo, la parte finale, diciamo, quindi non so, ovviamente si vedono di meno dei gol spettacolari, però per tutto il resto io penso che sia molto simile al calcio professionistico, però con un valore aggiunto in più. Quale? Che appunto i dilettanti lo fanno per spesso e volentieri per pura passione e per verso diciamo questo sport, e quindi appunto il calcio diventa così un modo di aggregazione, un modo di vita sociale, quindi in un mondo socievole, appunto questo ho notato in primis standoci dentro e a contatto, a stretto contatto con loro, che appunto secondo me è un motivo di vanto per le categorie inferiori dilettantistiche. Quest'opera avrà un seguito anche non soltanto calcistico? Sì, allora assolutamente il mio intento è quello di non, cioè che questo sia solamente un inizio e non un inizio e una fine. Io appunto prima di questo progetto avevo iniziato un progetto, però purtroppo non finito, ma sulla box, perché appunto io sono uno sportivo a 360 gradi. Chi mi conosce sa che vivo di basket dal 95 con la Tessa Basket, sono malato totalmente di pallacanestro, però questo non significa che denigro gli altri sport, anzi li adoro e li rispetto tutti, e appunto sì, il mio intento è quello di dare un seguito, comunque cercare di ripetere questa esperienza anche per altri sport e altre società, ecco.